Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo tornati come ogni sabato al terzo episodio di Dragon Ball Xenoverse 2. Andiamo avanti dopo aver battuto Nappa e Vegeta. Qui siamo in un evento, missione, e dobbiamo parlare con questa ragazzina Sanud. Vediamo cosa da dirci. Se come vedete quando ho finito la missione critica, sono una tua vecchia compagna di classe. Mi piacerebbe sfidarti in un incontro per vedere il tuo vero livello di forza. Quindi una... vuole fare un... vabbè ragazzi, sì, è un incontro contro di lei come esercitazione. Ok, ecco qua ragazzi, Giochi Next Gen contro Sanud. Eccoci qua, pronti? Siamo pronti. Via ragazzi, si parte subito. Intanto evidenziamola. Così non mi sfuggi. Tutta nella, altro che compagna di classe. Allora te la faccio vedere io, il compagno di classe. Ops, un cazzo, ops. Ecco qua, 11 colpi. E ora subito così. Carichiamoci ragazzi, super mega sfidata i colpi, vai. Ragazzi, per ora non ci ha ancora fatto nulla. Comunque, non si protegge neanche dai miei attacchi. E allora, beccati questa. Ecco qua, grande raffica di colpi, 17. E allora ancora raffica di colpi consecutiva. E con questo si conclude la missione. Col perfect, tra l'altro. Molto difficile, devo dire. Nuovamente era 762. Esplosione solare. Qua vedete, stanno combattendo. I miei occhi. Pensavi di poter trasvignare? Ed eccoci qui. Ok ragazzi, andiamo ad aiutarli. Allora, sgherri di Freezer, Zarbon e Dodoria. Riduci la salute di Zarbon a un determinato livello. Vabbè, perdiamo se ovviamente finiamo i punti vita. Andiamo nella prima missione. Okay. Ragazzi, subito mi ha colpito sto brutto bastardo. Questa me la paghi. Questa me la paghi, Dodoria di merda. Questa la paghi, cara. Come ti sei permesso? Come ti sei cazzo permesso? Colpiscilo, Dodoria di merda. Vai in palestra, vai. Ragazzi, è sparito. Attenzione. Chiaro, chiaro. Il messaggio del grande Caio è quello di aiutare Krillin e Gohan. Allora, beccati questa, Zarbon di merda. Beccati questa. Ragazzi. Bastardo, Zarbon. Ovviamente le missioni iniziano a essere più difficili. Quindi ecco qua. E ancora. Allora carichiamo la nostra energia verso Zarbon. Ecco qua, colpito. Attenzione che Krillin ovviamente è abbonato a morire facilmente e quindi non vuole mai deluderci. Beccati questo schianto del meteorite. Beccati questa. Guardate come... ragazzi, ce l'ho fatta. La prima parte della missione è fatta, ovviamente è quella più facile. Qua stanno scappando, vedete, vengono inseguiti. Conclusione, questa prima parte è stata facilissima. Grado S, quindi il massimo. Bene così, andiamo avanti ragazzi. Pare che Gohan sia riuscito a sfuggire a Dodoria. Quindi la storia è seguire il suo corso normale. Non dovresti tornare a casa. Però c'è un'intrusione, vedete, di questo Namecciano, che è uno dei due nemici che sta dando appunto problemi di disturbo del tempo. Vedete, Slug, Namecciano malvagio. Allora, con il suo invito riduce la salute di Slug a un determinato livello. Quindi come prima Zarbon. Andiamo nel match. Questo sarà più difficile da affrontare. Vedete, lui è venuto proprio per noi, ragazzi. Vedete, è venuto proprio per noi Zarbon. Cioè lui era proprio qui per noi. Sa che noi andiamo ad aggiustare le loro falde temporali. E quindi è venuto per cercare di batterci. Allora diamogli subito il nostro benvenuto a Slug. Che alla fine, forte quanto vuoi, è comunque un Namecciano. Che ragazzi, ora mi carico e provo a colpirlo così. Vediamo, aveva allungato anche la mano. Hai sbagliato. Cosa volevi fare con quella mano? E ogni volta manco sempre il tempo, ragazzi, dell'intervento. Porca troia. Ecco qua, ce l'ho fatta stavolta. Super mossa. E allora togliamoli il residuo di vita, così. Grande esplosione, sì. Beccatela tutta quanta in faccia. E ora, questa è ancora per te. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta questa prima parte. Basta così. Che fortuna. È arrivato Trunks
a mettermi i bastoni tra le ruote in realtà. Grado S anche qui, ragazzi. Attento Vegeta, Dodoria a caccia. Ecco qua la modifica temporale con Dodoria che si è potenziato. E noi dobbiamo aiutare Vegeta. E allora subito verso Dodoria. Beccati questa, non fai nessuna paura, brutto stronzo ciccione. E allora carichiamoci e proviamo a colpirlo così. Ecco qua Dodoria, beccati questa. Ragazzi, alle volte se nel video vedete che vi taglio delle parti, e nel video non è intero, specialmente perché magari i combattimenti sono alla fine abbastanza ripetitivi, non dico monotoni, però vanno sempre nella stessa direzione, quindi vi taglio e mi metto le parti un po' più interessanti. Ecco qua, nel frattempo sto distruggendo Dodoria, grande! Qua ancora, allora carichiamoci ragazzi e colpiamo Dodoria così, ecco qua. Ancora Dodoria ha colpito. Beccati questa Dodoria del cazzo. Ancora scarica di colpi. Non sto dando il tempo veramente a Dodoria di ragionare. Beccati questa Dodoria e fanculo. Cioè ragazzi, dopo aver sconfitto quegli scimmioni, questi qui veramente mi sembrano dei foruncoletti da battere. Dai ora con la scarica. Ecco qua ancora colpito Dodoria, 15 colpi. E allora beccati questa, fanculo Dodoria. Ancora. E allora beccati questa proprio qui davanti. Sono 15 colpi di 16. E allora lo finirò con questa raffica di colpi, ragazzi. Eccola qua per te. E finisce così. KO Dodoria. Conclusione. Ce l'hai fatta. Grado B stavolta. Nonostante ragazzi che mi aveva colpito una volta. Non so come mai. Nuovo livello. Siamo arrivati a livello 10. Ha chiamato Freezer, attenzione. Però Vegeta lo ha eliminato. Freezer teme il potenziale dei Saiyan. Il mio potenziale. Chi sarà mai? Eccoci qui ragazzi, siamo appena tornati. Ottimo lavoro, il tempo ha ripreso il suo corso naturale. Dopo qualche ricerca abbiamo scoperto che i due che stanno alterando la storia sono dei veri criminali. Turles è uno degli ultimi Saiyan superstiti e ha capo dei malvagi distruttori. Slug comanda un esercito di demoni e ha conquistato diversi pianeti. Goku li ha già sconfitti entrambi del sesso e probabilmente ora vogliono vendicarsi. Trunks si sta seguendo ma per ora non è riuscito a catturarli. Deve esserci un modo per fermarli. Giusto, dobbiamo farci venire in mente un piano. Ok ragazzi, allora il terzo episodio finisce qui. Quindi siamo andati avanti, abbiamo anche fatto quest'altra faida temporale. Come avete visto sono stati quel Namecciano e il Saiyan Superstite a modificare gli eventi temporali. Quindi noi dobbiamo dargli la caccia. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate, condividete. Ragazzi, qui sotto come sempre trovate tutti i miei social network. Noi ci vediamo sabato prossimo col quarto episodio di Dragon Ball Xenoverse 2. Qui da Angionero 83 è tutto e ciao gamers!